evento che abbiamo voluto fortemente, perché era la presentazione della nostra rivista digitale elaborata da Comprofessori e Guida del Professionista. Questa del vostro giornale online è sicuramente una scelta giusta, che va nella direzione di poter comunicare di più e meglio le vostre idee, le vostre proposte. Allora, oggi è stata l'occasione di presentare per la prima volta al pubblico, diciamo, con la grande presenza del Presidente della Regione Lombardia Fontana, di presentare la rivista Il Libro Professionista Reloaded, il cui direttore è Giovanni Francavilla e editrice, società editrice LP Comunicazione. L'aspirazione maggiore che può avere un giornalista è quella di dirigere una testata giornalistica. Io devo ringraziare di cuore il Presidente Stella perché mi ha concesso questa opportunità che corona un po' il mio percorso professionale. La grande sfida che siamo posti è quella di dare una informazione partendo dalle competenze dei professionisti che conoscono il loro mestiere, conoscono la realtà. La rivista, che non vuole essere appunto un house organ, è rivolta a tutti i professionisti ai quali viene indirizzata, è digitale e viaggia sulla piattaforma VProf, che è la piattaforma che abbiamo messo in atto come Comprofessioni e che è operativa da circa 2 anni. Ecco, l'app consente di fruire liberamente e facilmente della rivista su smartphone, tablet, su PC. Si nasce di fatto una rivista nuova, una rivista digitale che tra l'altro l'ho apprezzato sinceramente per l'eleganza. Mi auguro questa rivista veramente un futuro straordinario. Libro Professionista Reloaded è una sfida di Comprofessioni per poter creare quello che è la rivista di tutti i professionisti italiani. Quindi qual è lo scopo? Lo scopo è parlare ai professionisti e con i professionisti verso la società, affrontare i problemi di questo paese. Io penso che il Libro Professionista abbia l'ambizione di essere l'house organ delle libere professioni e non di conti professionisti, che è una cosa un pochino diversa, ma un po' più grande. Le potenzialità che questa rivista può avere sono veramente importanti e quindi aspettiamo il prossimo numero per vedere che altre sorprese ci riserverà.